Grazie Andrea, rimani lì che poi tu si pubblica cosa devi fare. Si sente? Buonasera a tutti e benvenuti in questa sala per me molto importante qui a Villa Ragonato, da poco riaperta la cittadinanza in quanto sono stati fatti da poco i lavori di ristrutturazione. Qui al primo piano vedete una di queste sale affrescata, da poco aperta al pubblico, ma anche tutto l'esterno, sia la parte della biblioteca sia la parte della stazione. Quindi quando andate giù vi invito a guardare il palazzo nella sua interezza. Andiamo orgogliosi di questo bene monumentale, riaperto alla città finalmente, perché da quando ero bambina mi ricordo sempre questo palazzo con i lavori in corso. Oggi finalmente possiamo fruirne e vedere la sua bellezza nella sua completa interezza. Grazie di essere qui e ringrazio tutti voi, ma anche ovviamente il sindaco che ha voluto fortemente questo evento in questa villa è inserito all'interno del calendario dei festeggiamenti natalizi. Abbiamo voluto inaugurare con il nostro Andrea, che rappresenta proprio la nostra tradizione siciliana del Natale, per inaugurare questo evento a noi molto caro, che non ha una valenza spettacolare, ma che ha un valore molto importante, quello della promozione, della conoscenza e dell'informazione riguardo l'attività che svolge l'AISP a Bagheria, ma anche a livello nazionale, in quanto Giussi è vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Fibromialgica. Diceva bene prima Giussi, il Comune di Bagheria è stato un po' uno spartiacque rispetto alla promozione, alla divulgazione del loro lavoro che viene svolto sia a livello locale, regionale e poi nazionale. Bagheria è stato uno dei primi comuni che ha voluto divulgare quello che è il lavoro che viene svolto da loro, questo poi ne parleranno loro nello specifico. Volevo ringraziare anche gli uffici e i dipendenti comunali che hanno dato la possibilità a tutti noi di essere qui oggi, quindi la Direzione Cultura, l'ufficio stampa che è qui presente e anche i dipendenti che ci hanno dato la possibilità di aprire il palazzo oggi. E ringrazio ovviamente tutti gli interlocutori, tutti coloro che hanno partecipato attivamente, anche coloro che non sono potuti essere presenti, perché questa epidemia degli ultimi giorni ha dato una mozzata a tanti di noi che sono rimasti a letto. Quindi ringrazio Leandro Renzi, che non è potuto essere qui per motivi di salute. Abbiamo qui il maestro Palma, che poi ci racconterà della performance che non abbiamo potuto avere qui oggi sempre per motivi di salute. Ringrazio le ragazze, le denominiamo di Casa Teatro, ma poi loro verranno presentate nella maniera migliore da Giussi, e ovviamente il maestro Antonio Saporito, che è qui presente, che poi anche lui ci spiegherà la sua mostra qui allestita, una mostra che è già stata presente a Villa Cattolica, alla quale io sono molto affezionata, ma saranno poi loro a raccontarci il perché di questa presenza proprio in questo frangente. Ringrazio ovviamente gli artisti Arrigo Muschi e Francesco Dominici, che per questa occasione hanno donato una loro opera, che è qui presente, per realizzazione di un'asta a favore proprio dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, proprio perché oggi il valore di questa giornata è quella di unire l'arte che divulga soprattutto la conoscenza di una malattia che ha bisogno di essere conosciuta e soprattutto di essere aiutata, perché ad oggi purtroppo non è ancora stata riconosciuta come malattia vera e propria. Quindi il nostro lavoro, ognuno nel nostro piccolo, è proprio questo. Quindi do la parola adesso a Giussi Fabio, che rappresenta l'associazione in toto, e vi ringrazio di essere qui presenti. Grazie.
Fabio, i ringraziamenti, come dicevo appunto, grazie al Comune di Bagheria dal primo momento, dal lontano 2016, diciamo, il supporto del Comune è stato fondamentale, perché la prima sezione, la location della sezione, già da allora non ci sarebbe stato nulla, è stato proprio una location aggiunta grazie al supporto dell'allora amministrazione comunale, ma tutte le amministrazioni che si sono poi susseguite hanno continuato a sostenere l'attività di questa associazione. AISP DB è un'associazione con sede a Milano, associazione nazionale, ma che ha dislocato su buona parte delle regioni italiane delle sezioni locali, proprio perché vuole essere proprio a rapporto stretto, diretto, con i pazienti affetti da questa patologia che è appunto la sindrome fibromialgica. Perché sì, una situazione nazionale ha una valenza, il rapporto umano, l'ascolto, la condivisione, lo stesso guardarsi l'uno con l'altro ha un valore aggiunto che naturalmente per i pazienti è di fondamentale importanza, soprattutto quando questa tipologia di pazienti, ahimè, il loro percorso di arrivare a una diagnosi, avere una diagnosi, gestire una malattia, purtroppo molto spesso non sono riconosciuti. Quindi avere il contatto con persone che vivono la loro stessa realtà, con medici che conoscono correttamente questa materia, questa malattia, diventa fondamentale e importantissimo, forse ancora più di una vera e propria terapia che purtroppo ad oggi è ancora non c'è. Già vedo il nostro punto di riferimento, di questa camata che poi mi dirà da questo punto di vista. La malattia offre la fibromialgia, ahimè non è riconosciuta la malattia cronica invalidante, che è lo scopo, quello appunto di farla rientrare nei livelli essenziali di assistenza per poter dare supporto attraverso il servizio sanitario nazionale a questi pazienti che ahimè, sia per arrivare a una diagnosi che molto spesso appunto è tardiva proprio per il fatto che non è correttamente conosciuta, sia poi per gestirsi la propria problematica, devono pagarsi tutto. Manca un inserimento nel registro quindi delle cronicità, non c'è un farmaco riconosciuto in Italia vero e proprio, manca un esame chimico, piuttosto che di neuroimaging, che possa diagnosticarla questa malattia. Quindi praticamente il vissuto di noi pazienti, io ne sono aperta, qui c'è la nostra referente della sezione Bagheria Palermo Romana Canzoni che poi vi presenterò, c'è la nostra referente dell'area Sud Italia, Melania Spadaro, hanno avuto un vissuto che è quello di arrivare tardi ad una diagnosi. Io personalmente lo dico sempre, sono arrivata dopo ben 7 anni, con uno spreco di denaro che non mi sto qui a dire, perché infatti di arrivare tardi alla diagnosi perché non c'è un corretto percorso da fare a questi pazienti, quindi i pazienti che vanno a soluzione fanno di tutto, anche molto spesso esami e diagnosi, cioè indagini che non hanno neanche un senso. Quindi è importante conoscere questa malattia, creare dei percorsi, dei PDTA, cioè in modo che praticamente la gente sa cosa deve fare, i medici sanno cosa poter indicare e inserirla nei livelli essenziali di assistenza. AISP a livello nazionale sta lavorando per questo, quindi mettersi accanto a questi pazienti nel percorso e nella gestione della malattia, promuovere attività e progettualità per aiutarli a migliorare la loro condizione di vita, far conoscere anche attraverso corsi di formazione e tanta informazione la malattia sia alla gente normale, no? A livello proprio sociale, ma anche al personale sanitario, ai medici. Ancora tutt'oggi ci sono medici che sostengono che una malattia inventata, una malattia sopravvalutata, che è soltanto frutto di somatizzazione. E poi anche, ed è importante, il lavoro appunto istituzionale di riconoscimento. Devo dire che le istituzioni in Sicilia si sono messe accanto a noi, ma questo grazie al fatto che l'associazione ha trovato dei riferimenti importanti, come può essere appunto i vari comuni, come può essere l'Università di Palermo, altri ospedali che ci hanno supportato. E già nel 2000 esiste un decreto regionale in Sicilia che ha approvato le linee guida su questa malattia. Quindi i medici interessati, perché tutti
tutt'oggi nel 2011 pubblicamente ci sono medici che non si vogliono interessare a questa malattia, hanno e sanno cosa devono fare, cosa indicare al paziente per arrivare alla diagnosi e poi anche al trattamento. In questo PDPA, in questa linea guida, c'è una figura importante che è quella del medico di medicina generale. Ahimè, mancano questi medici a supporto di questi pazienti. Quindi io adesso, ok, abbiamo le possibilità di arrivare magari presto alla diagnosi, di avere un'indicazione terapeutica che è multidisciplinare, che non vede solo un farmaco, perché come dicevo non c'è, ma vede per esempio l'importanza della nutrizione, l'importanza del movimento, l'importanza del supporto psicologico. Ma questi pazienti che viviamo una cronicità, una sofferenza cronica, abbiamo bisogno di un supporto continuo che un medico di famiglia può dare. Ahimè, manca la giusta e corretta consapevolezza da parte loro. Quindi eventi come questi sono importanti per far conoscere, sapere, sensibilizzare, perché questi pazienti, noi come associazione ci mettiamo accanto a loro, cerchiamo di educarli, cerchiamo di supportarli, ma hanno bisogno anche di medici, che nel momento in cui c'è una problematica, un dubbio, una difficoltà, devono mettersi accanto a loro e sopperire. Quindi diciamo che il lavoro dell'associazione è veramente immane. Non ultimo, e comunque anche qui abbiamo ricevuto un ottimo risultato, il decreto ministeriale dello scorso 8 luglio 2022 aveva stabilito di dare dei fondi in una legge di bilancio a tutte le regioni italiane. Devo dire che la Sicilia si è distinta tra tutte le regioni, perché non solo ha eseguito tutte le procedure per poter fare arrivare questi fondi, ma operativamente si è messa accanto a noi associazioni e abbiamo lavorato per poter destinare correttamente queste somme a favore e beneficio dei pazienti affetti da fibromialgia. Già i decreti sono stati emanati, firmati, adesso si aspetta la parte, diciamo, effettiva e realizzativa. Il mio appello è questo: continuiamo a sensibilizzare, a rendere visibili la sofferenza di noi pazienti fibromialgici, perché nonostante la malattia, una malattia ostica difficile, complicata da far, come dire, secondo me che non c'è una vera e propria terapia, ancora si sa poco sulla patogenesi di questa malattia, è difficile anche da parte dei medici aiutare questi pazienti. Ma noi esistiamo e non possiamo essere più, come dire, ignorati, essere, come è nella nostra campagna, essere invisibili. Noi dobbiamo essere visti, dobbiamo essere aiutati, supportati, e chi può nel suo sostenere il lavoro di associazioni come ASP o PD, che veramente abbiamo una mission che è unica e fondamentale, metterci accanto di questi pazienti, dei loro familiari, perché molto spesso non comprendono, non capiscono, e diventa anche un problema sociale importante questa malattia, perché l'ambiente di lavoro, le amicizie, tutto l'ambiente sociale, la famiglia, se è il medico stesso che non riconosce, capite bene come può essere complicato e difficile per chi sta accanto a questi pazienti avere anche il riconoscimento di coloro che venivano accanto. Quindi attenzionare, sensibilizzare e soprattutto supportare e aiutare a tendere sempre una mano nei confronti di questi pazienti, che, attenzione, e chiudo, devono comunque metterci del proprio. Non c'è una pillola magica, abbiamo detto. Ci sono tante modalità, soprattutto un'educazione e una consapevolezza corretta di questa malattia che può aiutare questi pazienti a riprendersi in mano la propria vita. Persone come me, come Romana, come Melania, siamo degli esempi che comunque, nonostante la sofferenza, nonostante la malattia, ci siamo ripresi in mano la nostra vita, che inizialmente la malattia ci aveva completamente distorto. Quindi tutti insieme, metterci insieme, sostenere attività come queste, eventi come questi, per poter ancora di più dare la possibilità a questi pazienti, ripeto, di non essere più invisibili e soprattutto di essere supportati, e quindi aiutare la ricerca per trovare una possibile soluzione. Grazie.
invitare il maestro Antonio Saporito, che invito appunto a tavolo. Mi permettete di dire due parole prima che dicevo, poi devo fare la presentatrice per me, giusto? Ok. Allora, il maestro Saporito, diciamo, è colui che ha gestito, no? Ha gestito questa mostra fotografica che vedete, queste fotografie che vedete appese alle pareti. E devo dire che qual è il miglior contesto di questo evento parlare di fragilità ferite in tutte le sue forme, adesso saranno loro, penso che lei appunto è una delle altre. E questo è un dialogo fotografico nei disagi sociali. È stata recentemente esposta questa mostra al Museo di Uso di Guida Cattolica, appunto Galleria, e mi piace introdurla con una introduzione di testo della curatrice, che è la dottoressa Vitacci, che ha detto questo: le vite ferite disegnano con il corpo i diagrammi che più non colgono nella frenesia ultimata delle giornate, perché spesso si attraversa la vita senza viverla appieno, perimetrati nel mondo dei nostri interessi, diagrammi carichi di pluralità di messaggi e di esternazioni silenziose, se non hanno più voce, ma dovrebbero fare ancora più rumore nelle e alle coscienze. La parola al maestro Antonio Saporito. Grazie. Io intanto buonasera a tutti. Io proverei a fare a meno del microfono. Io, spero che mi tengo la testa, mi sentite? Perfetto. E allora, intanto grazie a tutti di essere qui per questo importantissimo evento che ha un fine che va molto oltre l'arte, ma va sul sociale, sul bene di tutti. E grazie al io mi chiamo Giuseppe Quadrato. Grazie a Giussi Piello, l'assessore del comune della città di Bagheria, e a Giussi Fabio, vicepresidente dell'associazione per la ecco, anche la parola è abbastanza complessa, complicata. Sindrome fibromialgica, perfetto. E devo dire veramente un'emozione essere sotto tanta arte, sotto tanta storia anche, no? E come sempre, non per fare uno sviolinato al comune, ma insomma Bagheria si distingue, tutta la seconda metà del Novecento e tutto il Novecento Bagheria sicuramente si è distinta in tutti i campi artistici, dalla letteratura, alla pittura, è inutile che sto a citare i nomi perché li conoscete meglio di me, non voglio fare uno sfoggio di cultura, ma è così, Bagheria eccelle da questo punto di vista, oramai da lustri, da decenni, e quindi sono veramente emozionato, grazie. E qual è l'attinenza di questa mostra? Tra le città ferite, poco è raccontato tu poco fa con le parole della professoressa Cedrini dell'università. L'attinenza, intanto ci tengo a sottolineare una cosa, questa non è una mia mostra, mio è il progetto, ma la mostra è dei ragazzi della Scuola Siciliana di Fotografia che hanno lavorato a lungo, hanno lavorato più di un anno, ma non tanto con la macchina fotografica, hanno lavorato molto su se stessi, perché queste fragilità ferite sono le fragilità loro. Il fotografo racconta se stesso sempre quando fotografa, oltre che raccontare una realtà oggettiva, racconta una realtà soggettiva. E quindi avevo bisogno di dare alla scuola un compito arduo, un compito difficile, tutti i giorni ci sono riusciti. Cioè, quello di raccontare se stessi nella parte più difficile da raccontare, che sono le proprie fragilità. Vedete, con la pandemia, col Covid, uno dei tanti effetti che ci sono stati è stato quello di ferire delle fragilità che fino ad ora nella società erano latenti. L'indifferenza, queste angosce che si vivevano dentro le mura di casa, in qualche maniera sono esplose sui balconi, nelle strade, con
manifestazioni purtroppo a volte anche molto violente. Quindi queste fragilità che prima erano latenti sono state ferite e sono diventate, sono cresciute anche dal punto di vista della problematica sociale. Allora ci siamo, il progetto parte da un concetto semplice: io come posso affrontare la mia fragilità? Nascondendola? No, non è efficace, non è efficace. E sicuramente è un po' come il fumatore, no? Come il fumatore che dice io posso smettere quando voglio. Quella non è una maniera di combattere il vizio del fumo, la fragilità del fumo. Forse sarà anche vero che puoi smettere quando vuoi, ma finché hai questo atteggiamento non smetti di sicuro. Allora, il primo passo per affrontare una fragilità è la conoscenza. Ammettere che quella fragilità fa parte di noi e non vederla come un problema di cui vergognarsi, ma come una caratteristica da tutelare, da difendere, di cui confrontarsi con gli altri e insieme parlare. Ci sono fragilità sociali anche molto più significative, come può essere anche i problemi di violenza sulla donna oppure di omosessualità, eccetera. Allora, ammettere le proprie fragilità, parlarne, confrontarsi, è sicuramente un momento, uno starter, un momento di partenza per andare oltre, per avviare una ricerca, e in questo caso è una ricerca fotografica chiaramente nel progetto, ma quindi riallaccio anche alla ricerca scientifica, quindi ammettere che c'è il problema. Fibromialgia, ma che è sta cosa? Ma il problema esiste, riconoscerlo, quindi farsi, come fa l'associazione, portatore dell'idea del problema, no? E quindi affrontarlo attraverso una ricerca mirata che possa intanto dare un significato sociale, un riconoscimento sociale al problema, e poi trovare delle soluzioni idonee per risolvere il problema piuttosto che andare a tentoni. I ragazzi sulle proprie fragilità hanno lavorato più di un anno. Voi ora oggi vedete queste fotografie. Nel Novecento c'è un dibattito nell'arte del Novecento che partì da una Biennale di Venezia sull'utilità dell'arte. L'arte deve essere inutile. Beh, sì, c'è una fotografia, la mettiamo al muro, non fa niente, non ci fa il caffè, non ci fa la pasta, non ci fa il letto, non ci dà soldi, certo, è inutile. No, non è inutile. Se un ragazzino che viene bullizzato, se trova a casa questa fotografia, dove lo Yorkshire diventa un dragone con la tua ombra, non è post-produzione, è fotografia, eh? Abbiamo in qualche maniera un ragazzino che si rende consapevole che dall'altra parte della tastiera, anziché esserci un lupo mannaro, ci può essere uno Yorkshire, si prende di fiducia. Ora, chiamare questo inutile mi pare eccessivo. E così ognuna di queste fotografie racconta un percorso di oltre un anno di una persona che c'è dietro con la sua problematica. Ecco, io a proposito di questo ho il piacere questa sera di presentare Veronica Camissale, che è una new entry di questa mostra, la ultima fotografia a sinistra, e lascio a Veronica la parola. Grazie per questa opportunità, grazie anche per Antonio. Io sono Veronica Camissale, parte della scuola stabile di fotografia e, come ha detto Antonio, appunto, da poco avevo iniziato il percorso di fotografia, ma sono anche a livello sociale. Faccio parte di un'associazione e devo dire che dal punto di vista
vista sia personale che appunto anche poter aiutare appunto gli altri mi fa veramente bene, perché pure io purtroppo sono una persona fragile e quindi entrare a far parte appunto di un'associazione che ti possa aiutare e comunque e tu puoi aiutare gli altri con la tua esperienza, questo ti rende migliore, questo è sicuro. Il sentirsi dire anche determinate frasi, grazie per esserci, è una delle parole più belle che una persona possa dirti. E quindi entrare a far parte comunque di associazioni benefiche, comunque sono associazioni benefiche, è una delle esperienze più belle che si possa fare, che secondo me un po' tutti dovremmo fare, perché arricchisce sia a livello personale che arricchire gli altri, perché con la tua esperienza tu arricchisci anche gli altri. Quindi grazie mille per questa opportunità. Guardiamo e diciamo, ma come facciamo? Riusciamo a fare quello che facciamo? Proprio per questo, perché dare il capire di essere di supporto, di aiuto, dei punti di riferimento da una forza, credetemi, incredibile. E quando qualcuno dice, ma come fai tu? Forse perché sei tu davanti a me e devo aiutare te? Provaci, perché anche, infatti lo diciamo sempre, l'associazione non è così Fabio, Romana, il presidente piuttosto che altri referenti, l'associazione siamo tutti noi, tutti i pazienti, chiunque, con quello che può, con quello che riesce, non tutti possono fare le stesse cose, però può dare una mano, non solo agli altri, ripeto, soprattutto se stessi. Bene, adesso è arrivato un momento che sono curiosa di come si svolgerà, perché, vabbè, ve lo diranno loro. Però è un momento appunto di lettura, di racconti. E pazienti cliniaci che hanno scritto, che hanno raccontato, ne conosco tantissimi. E attraverso la scrittura, un'altra forma d'arte, devo dire che ci sono stati dei risultati, facendo anche delle progettualità, dei progetti proprio su tutto, su queste cose, veramente entusiasmanti, che hanno fatto, per carità, non scontato sotto la malattia, però la visione e il modo di gestione di quei pazienti che hanno di conseguenza migliorato di gran lunga la loro situazione. Quindi ho il piacere di presentare Francesca Sparacino, Irene Magliullari, Miriam della Malattia e Sonia D'Amato, le quali nel corso di questo incontro, non sarà soltanto questo momento, ma ce ne saranno altri, leggeranno dei brani estrapolati dal libro Fibromialgia, storie vite segnate. E saranno loro stesse a spiegarci il contenuto di questo libro, ma soprattutto a giustificare la scelta di alcuni passi che hanno scelto, cos'è che li ha colpiti e cos'è che vi vogliono raccontare. Prego, a voi la parola. Yeah.
Sono le 4 del mattino. Fra poco sarà giorno. La notte è stata un inferno e il giorno dopo lo sarà davvero. E così ormai da anni, in un circolo chiuso che nessuno riesce a interrompere. Dolori tremendi, profondi e continui in tutto il corpo. Tendini tesi e dolenti. Ogni fibra muscolare come bastonata. Crampi violenti, articolazioni gonfie e doloranti, rigidità articolare e muscolare, dolore toracico, come se ogni costola fosse lesionata, nevralgie diffuse, ma localizzate soprattutto al nervo sciatico, con dolore bruciante e intenso, difficoltà e dolore all'articolazione della mandibola, formicolio agli arti, mal di testa continuo con convulsioni mentali, acufeni che sembrano portarti dritto dritto alla pazzia. Apnea notturna, capogiri, nausea, coliche addominali, diarrea per la stipsi, vulvodinia, difficoltà e dolore alla deglutizione, sensibilità alterata, freddo anche quando freddo non c'è, olfatto alterato, perdita del gusto, stanchezza debilitante senza possibilità di recupero, dolori lancinanti alla schiena, alle gambe, attacchi di panico, ansia, depressione, mossa alla gola, alla bocca dello sfogo. Come se una mano d'acciaio ti stringesse. Devo continuare? Posso farlo? Potrei allungare questo triste elenco, perché questi sono solo alcuni dei sintomi più frequenti di una patologia subdola, molto brava a celarsi dietro una persona dall'aspetto comune. Una vera patologia che purtroppo ancora non è ritenuta tale. Non ho dato la vera definizione e non la darò, visto che si tratta di una malattia fantasma. Del resto, a che servirebbe dare una definizione a una malattia che non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale? Provate a immaginare di avere tutti i sintomi che ho elencato prima. E quando dico tutti, intendo tutti contemporaneamente, 24 ore su 24. E nel frattempo, provate a condurre una vita normale, fatta di famiglia, lavoro, rapporti sociali. Già, perché tutti questi sintomi non si vedono, o almeno gli altri non li vedono. È tutto dentro di te e gli altri non se ne accorgono. Nonostante l'invisibilità, questa malattia ha un nome